Ciao amici di Ready Music Play, io sono Jody. 10 curiosità su di me. Sono una persona molto ansiosa e perfezionista. Ho imparato ad allacciarmi le scarpe all'età di 10 anni. Sono un grande appassionato di videogiochi e di tecnologia. Piango molto spesso guardando film romantici ed emozionanti. Mi piacciono i film horror, però ne sono totalmente terrorizzato, specie quelli con i jumpscare. Sono un ragazzo veramente molto 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 romantico. Sono veramente negato in cucina. Purtroppo, ahimè, non dovrei, ma vado molto spesso a letto molto molto tardi. Ho un solo tatuaggio. Alle scuole medie ho studiato chitarra classica. Spesso quando ascolto la musica immagino di essere in un videoclip. Soprattutto quando sono da solo mi piace veramente tanto cantare. Ho più di 800 videogiochi sul computer. Ho appena preso un riccio, che però ora è ancora timido e rimane sempre nella sua piccola casetta, e ce l'ho qua. Per me la musica è una delle due magie più importanti che esistano, insieme all'amore. E spesso queste due cose coincidono, infatti questa è una frase che dico spesso e di cui sono molto convinto. Il mio sogno nel cassetto principale è quello di poter lavorare come intrattenitore nel mondo dello spettacolo e principalmente far sì che molte persone possano essere divertite, emozionate da quello che faccio, ma in primis voglio far sì che tutto questo sia possibile grazie al fatto che io stesso mi emoziono facendo quello che mi piace. La canzone più romantica che mi hanno mai dedicato è Ti avrei voluto dire di Federica Carta, e sono molto legato a questa canzone. Dico le prime mie tre canzoni preferite che mi vengono in mente: Photograph di Ed Sheeran, Buon viaggio di Ultimo, I miss you dei Blink-182. Un mio consiglio per i ragazzi che vogliono intraprendere la carriera da attori: mi raccomando, studiate, studiate tanto, perché io non posso dirmi attore, come non posso dirmi presentatore, perché comunque è sempre un imparare, è sempre uno studiare, un percorso lungo e sicuramente anche difficile. Quindi, come me, io vi consiglierei di studiare tanto, prendere lezioni di recitazione, dizione, movimento, fare tanto teatro, andare molto a teatro quando si può, e anche guardare tantissimi film. La coreografia che mi è piaciuta di più della seconda stagione di Ready Music Play è senza dubbio quella di Dance Monkey, ma principalmente perché la canzone mi fa veramente impazzire. Nonostante io l'abbia sentita tantissime volte, mi piace ogni volta che la riascolto, e ovviamente le ragazze sono state bravissime a realizzare la coreografia. La mia puntata preferita della seconda stagione di Ready Music Play però è senza dubbio quella dove hanno realizzato il video e le coreografie su Surfing in the USA, perché mi ha proprio trasportato oltreoceano. A me piace tanto viaggiare, quindi ho fatto un viaggio, diciamo, così fantastico all'interno degli studi di Ready Music Play grazie alle ragazze che hanno realizzato una fantastica coreografia molto molto immersiva. Mentre la puntata che mi ha divertito di più è quella in cui le ragazze hanno realizzato i video sulla canzone Sugar dei Maroon 5, perché erano vestite da cuoche. Io vi ricordo Sofia veramente buffa con il cappello da cuoca, da chef, anche perché, dirla tutta, non sono sicuro che sia così brava in cucina. Scusami, Sofia.